le videoguide di Intesa San Paolo. Con questa videoguida vediamo com'è possibile, se sei titolare dei servizi via internet della banca, attivare il servizio Masterpass del gruppo Intesa San Paolo. La soluzione per fare acquisti online in modo semplice, rapido e con elevata sicurezza, senza dover inserire ogni volta i dati della tua carta. Bastano pochi e semplici passaggi. Clicca in alto a destra e accedi ai servizi via internet di Intesa San Paolo inserendo i codici personali e il codice OK. Per compilare i dati, entra nella sezione Gestione carte. Scegli la voce Servizio Masterpass e abilita le tue carte cliccando su Attiva servizio. Seleziona i limiti al di sotto dei quali il pagamento è confermato senza codice OK. I limiti sono impostati in automatico a 3 transazioni giornaliere e 150 euro importo massimo per transazione, ma possono essere ridotti in autonomia sulla base delle tue esigenze. Seleziona le carte da abilitare tra quelle proposte e, se lo desideri, nel campo Nome breve inserisci il nome breve con cui preferisci vedere la carta in fase di pagamento. Compila poi i campi proposti per l'indirizzo di spedizione, che diventerà quello automatico nella transazione di pagamento. Oppure recuperalo con il pulsante Inserisci i miei dati anagrafici. Inserisci l'indirizzo di fatturazione e clicca su Continua. Controlla che i dati siano corretti. Inserisci il codice OK e clicca su Conferma. Nella pagina successiva ti apparirà l'esito dell'operazione. Ti ricordiamo che potrai modificare o eliminare le preferenze così salvate in qualsiasi momento cliccando sulle apposite funzioni nella schermata principale e seguendo i passaggi indicati. Per utilizzare il servizio Masterpass del gruppo Intesa San Paolo sarà sufficiente entrare nel sito dell'esercente convenzionato, selezionare la modalità di pagamento Masterpass e scegliere Intesa San Paolo. Sarai reindirizzato nella pagina di inserimento dei codici personali dell'Internet Banking e, scegliendo l'opzione Ricordami la prossima volta, potrai effettuare gli accessi successivi inserendo solo il codice PIN. Segui poi i passaggi proposti, eventualmente modificando i dati presentati in automatico, e concludi il processo con l'inserimento dell'OK, necessario solo se la transazione supera i limiti da te impostati. Il processo di pagamento è terminato e sarai indirizzato sul sito dell'esercente con la conferma della transazione. Se avessi bisogno di chiarimenti, consulta la guida in linea. Contattaci al numero di assistenza dei servizi via internet oppure tramite Facebook o Twitter. Guarda anche gli altri video. Preferenze così salvate in qualsiasi momento cliccando sulle apposite funzioni nella schermata principale e seguendo i passaggi indicati. Per utilizzare il servizio Masterpass del gruppo Intesa San Paolo, sarà sufficiente entrare nel sito dell'esercente convenzionato, selezionare la modalità di pagamento Masterpass e scegliere Intesa San Paolo. Sì, i miei dati anagrafici. Inserisci l'indirizzo di fatturazione e clicca su Continua. Controlla che i dati siano corretti. Inserisci il codice OK e clicca su Conferma. Nella pagina successiva ti apparirà l'esito dell'operazione. Ti ricordiamo che potrai modificare o eliminare le e il codice OK. Per compilare i dati, entra nella sezione Gestione carte. Scegli la voce Servizio Masterpass e abilita le tue carte cliccando su Attiva servizio. Seleziona i limiti al di sotto dei quali il pagamento è confermato senza codice OK.
I limiti sono impostati in automatico a 3 transazioni giornaliere e 150 euro importo massimo per transazione, ma possono essere ridotti in autonomia sulla base delle tue esigenze. Le videoguide di Intesa San Paolo. Con questa videoguida vediamo come è possibile, se sei titolare dei servizi via internet della banca, attivare il servizio Masterpass del gruppo Intesa San Paolo. La soluzione per fare acquisti online in modo semplice, rapido e con elevata sicurezza, senza dover inserire ogni volta i dati della tua carta. Bastano pochi e semplici passaggi. Clicca in alto a destra e accedi ai servizi via internet di Intesa San Paolo inserendo i codici personali. Seleziona le carte da abilitare tra quelle proposte e, se lo desideri, nel campo Nome breve inserisci il nome breve con cui preferisci vedere la carta in fase di pagamento. Compila poi i campi proposti per l'indirizzo di spedizione, che diventerà quello automatico nella transazione di pagamento. Oppure recuperalo con il pulsante Inserisci